Sappiamo tutti ormai la situazione di questa struttura che va avanti da parecchi anni e c'è un curatore fallimentare che se ne sta prendendo cura, ma anche l'amministrazione potrebbe fare la sua parte. E c'è stato un progetto ambizioso anni fa, se non sbaglio, pubblicato in un giornalino del Comune di Colbordolo in cui poteva essere sviluppata come un centro commerciale. Era molto ambizioso, ci sarebbe stata una sopraelevata, e cosa mai è andata avanti, non si capisce il motivo perché si continua a dire la bella città di Vallefoglia, poi entri in una città ormai anche come bottega perché è numerosa di popolazione, nella via principale trovi uno scempio del genere, le persone non riescono a capacitarsi di come mai l'amministrazione non prenda provvedimenti. Ci sono metodi e modi in cui l'amministrazione potrebbe muoversi, innanzitutto diffidando il proprietario, ma ci vuole anche la volontà di fare alcune cose. Purtroppo in questo momento stiamo dubitando anche se ci fosse per caso la presenza di amianto, quindi preghiamo l'amministrazione di prendere a cura e a cuore questo problema che viene segnalato ormai ciclicamente da tutti i cittadini di bottega. Oltretutto il sindaco abita in questa frazione, quindi sa della situazione, ma non si vede il vero impegno. E ci auguriamo che nel più breve tempo possibile ci facciano sapere come vogliono muoversi e quali provvedimenti prendere. Non è più ammissibile avere uno scempio del genere, diciamo, in questa cittadina. Il problema di rifiuti molto spesso è da attribuire a noi utenti perché il senso civico non c'è per tutti ancora, ma mi sento di dire di dare parecchia colpa anche a Marche Multiservizi, innanzitutto perché il servizio non è mai svolto come dovrebbe essere e noi abbiamo una convenzione, quindi le convenzioni andrebbero rispettate. So che negli ultimi tempi non sia stata fatta la raccolta della carta e della plastica, segnalata già ieri all'ufficio tecnico del Comune di Vallefoglia, dove ho riscontrato tanta disponibilità da parte dell'ingegnere che ha avvisato subito Marche Multiservizi. Purtroppo manca ancora la cultura e il sapere di come vadano smaltiti i rifiuti ingombranti, che sono quelli che poi vengono abbandonati più spesso e poi sono sempre negli stessi luoghi. Quindi ritengo opportuno innanzitutto di mettere in questi luoghi anche delle telecamere, perché non c'è più fine qua, se no non si trova più rimedio. Non c'è la cultura della vera differenziata, purtroppo, e mi dispiace, specialmente per questi atti che vediamo, perché a volte non hanno senso. Premetto sempre dicendo che la colpa è sempre nostra, dell'utente, ma una parte do colpa anche a chi gestisce i rifiuti, perché non c'è l'informazione. Quello che manca sempre qua da noi, ho notato, è l'informazione. Quindi avevo già proposto anche tempo addietro, come consigliere nel Comune di Colbordolo, una campagna informativa, e anche in questa ultima legislatura avevo riproposta all'assessore Calzolari, ma vorrei vedere l'impegno. Facciamo incontri per tutto, ci confrontiamo per tutto, per quello che si vuole, ma per quello che non si vuole, che sarebbe utile per tutti, non viene fatto.